Andiamo a dare il buongiorno al professor Vittorio Coletti, professore emerito di storia della lingua italiana e accademico della Crusca. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, continuiamo a parlare di singolare e plurale, professore. La cosa, come si è visto, credo, sentito la volta scorsa, è piuttosto complicata. Esatto. E ci siamo trovati coi composti di fronte a quei casi in cui non c'è né una regola né un'eccezione, perché l'eccezione sono casi in qualche modo molteplici che sono però diversi dalla regola. Qui sono quasi casi singoli e quindi è piuttosto complesso. Torniamo invece a occuparci di questo stesso problema con casi un po' più regolari, pur nella loro eccezionalità. E faccio subito l'esempio di una parola, la parola uovo, è una parola maschile, singolare, finisce in o. Al plurale dovrebbe fare i, no? E invece noi, come sappiamo, non solo fa a, ma addirittura da maschile diventa femminile, l'uovo, le uova, così come il miglio, le miglia. E quante parti del corpo sono dotate di parole, sono nominate con parole che hanno queste caratteristiche: il labbro, le labbra, il braccio, le braccia, il ginocchio, le ginocchia, l'orecchio, l'orecchia e le orecchie poi al plurale. Ecco, come mai ci sono questi comportamenti un po' particolari, soprattutto questo cambiamento di genere e di forma, per cui una parola maschile diventa al plurale femminile e in molti casi, come abbiamo visto, addirittura questo femminile, questo plurale femminile è in a, che è molto strano perché in italiano a indica sempre un singolare, non indica quasi mai un plurale. Ebbene, è che queste parole sono un residuato del vecchio genere neutro del latino, che al plurale usciva, soprattutto con i nomi della seconda declinazione, usciva in a. Quindi ovum, plurale, ova, da qui uova, le uova del nostro plurale. Miglia, i nostri miglia non è che il plurale neutro latino di mille, va bene? E così labbro e così braccio. Cos'è successo allora? Che si è creata un'eccezione, cioè dei nomi in o che avevano dei plurali in a per di più di altro genere. Allora la lingua e il parlante hanno via via tentato, sono stati portati a regolarizzare questo comportamento, per cui noi abbiamo braccio, braccia, ma anche bracci, osso, ossa, le ossa del corpo umano, ma gli ossi che diamo al cane, va bene? Quindi che cosa è successo? Che l'abitudine del parlante, la necessità di ricostruire la regola, ha portato a formare un plurale regolare in i. Ma a questo punto avremmo avuto due plurali, uno in i e l'altro in a, no? Come osso e ossi. Ecco. E allora è con una specializzazione di significato. Le ossa riguardano il corpo umano nel loro insieme, va bene, e il labbro sono le labbra umane, i labbri sono i labbri della ferita, gli ossi sono gli ossi che diamo al cane, i bracci sono i bracci della croce, diverse dalle braccia, va bene, i membri sono quelli che costituiscono un'associazione, diverso dalle membra, va bene, del corpo umano. E così il muro, le mura della città, i muri delle campagne, va bene? Questi doppi plurali che si sono specializzati in due significati diversi. Ma la cosa certamente interessante è notare appunto questi plurali in a femminili, che sono residuo del neutro latino, un genere che è scomparso in italiano. Noi abbiamo soltanto due generi, il maschile e il femminile, e ha lasciato però queste tracce e anche qualchedun'altra che sempre riguardano il nostro tema. Faccio ancora questo esempio: pensate come parole come legna, frutta, va bene? Cosa sono queste parole? Sono parole singolari, no? La legna, la frutta, però che cosa indicano? Indicano più cose, no? Molti pezzi di legna, molti frutti, va bene? Perché anche queste sono dei singolari che in realtà derivano da dei plurali latini neutri, e quindi anche questi sono tracce nel significato, più ancora che nella forma, in questo caso delle parole, di questo genere che è scomparso dal latino. Ma la storia del plurale non è finita qui, la ritroveremo ancora la prossima settimana, perché non è così semplice tutta la questione. Grazie. Poi quando si dice, no, che la lingua italiana è complicata, guardate, telespettatori, da quante puntate stiamo sul singolare e il plurale. Grazie, grazie mille professor Coletti, grazie, buona giornata. A voi.
Arrivederci, buongiorno. Alla prossima, arrivederci.